è arrivato il momento di dire che il centrodestra ad oggi ha fallito quella che era la sua missione, perché come abbiamo visto le liste d'attesa sono aumentate, la mobilità passiva è aumentata, la Corte dei Conti ha segnalato che stanno aumentando anche il costo delle prestazioni private, e quindi abbiamo anche quest'ulteriore spesa aumentata rispetto alla giunta Ceriscioli. L'apertura dei 13 ospedali promessa non è stata fatta, l'ospedale di Cagli e di Sasso Corvaro sono tuttora aperti perché in parte privatizzati, e quindi c'è tutta una serie di problematiche che fanno in modo che i cittadini siano profondamente insoddisfatti. Credo che la sanità sia una questione non soltanto fisica ma anche mentale, e su questo aspetto in particolare, visto che siamo in attesa del piano sociosanitario che doveva, in base al cronoprogramma della ristrutturazione della sanità regionale, essere disponibile già da ottobre, e invece ancora lo stiamo aspettando, pare ci arrivi a giorni. Ecco, sociosanitario già sottintende ciò che fa parte della qualità della vita, e cioè il benessere psicofisico. Ricordiamoci che i servizi, soprattutto di diagnosi e cura nell'ambito della psichiatria, dei disturbi alimentari, delle dipendenze, è stato non rinforzato a causa dell'aumento di queste necessità dopo il lockdown e la pandemia, ma addirittura è stato depotenziato. A metà mandato niente è cambiato, anzi il quadro è peggiorato, per cui come Movimento 5 Stelle iniziamo una serie di momenti informativi e di raccolta di segnalazioni da parte di cittadini, facendo dei banchetti in tutte le città che ospitano un ospedale, che ospitavano o ospitano guardie mediche depotenziate, quindi Fano, Pesaro, Cagli, Pergola, Urbino, Mondolfo, Vallefoglia e Gabinetto. Ci sarà a breve un calendario ufficiale in cui i cittadini che vogliono incontrarci sapranno che quel giorno saremo in quel comune.